La situazione oggi qual è? Beh, la situazione è di desolazione, perché contiamo i danni e i danni sono enormi, bisogna intervenire su tutte le strade di comunicazione, su tutti i ponti, su tutte le infrastrutture, diciamo, del comune, perché sono saldate tutte. È stato un evento eccezionale e questa eccezionalità non eravamo preparati. È la prima volta, anche a memoria d'uomo di chi vive in questo comune, è la prima volta che comunque passa tanta acqua da questo comune. Lei è l'assessore comunale della Polizia Municipale, presumo che vi siate un po' dati degli incarichi specifici. Sì, diciamo che tutta l'amministrazione è impegnata, perché è tutto il territorio che è stato investito da questo evento. Sicuramente altri colleghi stanno in altre zone sempre disastrate, dove si cerca di intervenire con immediatezza, dando ordine alle imprese di fare subito e assicurare almeno un minimo di viabilità a chi ha bisogno. Noi abbiamo anche delle famiglie che stanno a quella parte, dove sono ancora isolate, che dobbiamo assicurare un po' di viabilità per raggiungere anche ospedali e centri medici. Allora, noi abbiamo la viabilità che collega Ginosa alla Terza, che abbiamo aperto, il ponte di Santo Leonardo. Poi abbiamo via Cavese, che abbiamo aperto a intermittenza, diciamo che aspettiamo un po' il genio civile per il collaudo di quel ponte per aprire totalmente la viabilità. Poi abbiamo questa, che comunque passa qualcuno, passa, e il ponte della 580 è saltato e bisogna rigirare, allora non si può passare proprio. Sicuramente i danni sono ingenti e non siamo stati ancora in grado di quantificarli completamente. Abbiamo fatto degli interventi dopo le piogge di ieri sera, che hanno consentito soprattutto un ripristino accettabile della viabilità. C'è stata tra l'altro anche una nuova ondata di pioggia ieri sera, che ha rimesso in moto le acque e hanno limitato notevolmente anche la viabilità ieri sera. Stamattina diciamo la situazione si è ripristinata a quella di ieri mattina. Adesso stiamo vedendo di farvi contare un pochettino i danni, di andare a fare quegli interventi più urgenti che ci consentono di dare un minimo di possibilità di mobilità alle famiglie che sono state coinvolte con le loro abitazioni da questo disastro che si è verificato. Le ricerche dei dispersi non sono state mai sospese, tranne che nelle ore notturne di ieri, dove si stanno operando i vigili del fuoco, i carabinieri, anche con anche la Guardia di Finanza, la Polizia di Stato, e loro stanno dando priorità al loro intervento proprio alla ricerca dei dispersi in questo momento.